Buongiorno signori e benvenuti in questo nuovo video estrapolato da una live su Twitch nella quale abbiamo improvvisato sul momento una tier list di tutti i rivali dei giochi Pokémon. Prima però di lasciarvi al video e al flame, visto che Barry, come potrete capire dalla miniatura, non è esattamente in cima a questa lista, vi informo che sono ancora attive le offerte pazze di Pumpling per il Black Friday. Per la precisione lo saranno fino a lunedì, tutte le magliette scontate sul sito di Pumpling a 9,90€ anziché 16,90. La maglietta che indosso in questo momento fa parte della collezione di Pumpling e ce ne sono moltissime altre a tema Pokémon. Ce n'è una bellissima a tema quarta generazione, ve la lascio qui a schermo, che voglio assolutamente prendere perché è davvero wow. Acquistando sul loro sito con il codice sconto Creepy poi avrete anche dei calzini in omaggio. Potete vedere qua, questi qua sono a tema Zelda, ma plot twist, o anche quelli a tema Pokémon. A parte scherzi e feticismi vari, passate da Pumpling, sfruttate queste promozioni e acquistate con il codice Creepy se volete che mi supportate. Bene, io ho detto tutto, vi lascio al video e stanno arrivando altri video. Video scritti, video grossi. Ho avuto un po' di problemi con l'università, ma arrivano. Datemi tempo, dicembre. Vogliamo fare una tier list dei rivali? Vai. Allora, partiamo dalla D. Inizio a spostare tutti, poi faccio una distinzione magari tra 10, però inizio a spostare tutti quelli che secondo me non vanno molto oltre. Secondo me tra questi il peggiore paradossalmente non è di sesta generazione ma è Trace. Non ha nemmeno quel briciolo di caratterizzazione che ti fa dire ok, se non altro è originale, è brutto ma è originale. Tierno è un rivale del cazzo perché non ha una motivazione per viaggiare, non ha un'evoluzione, non ha niente di che. Però se non altro sai, danza, c'ha molto spesso i Pokémon a tema. Quindi, e io ti posso dire che ad esempio Shana ha un barlume di, si rende conto dopo essere stata molto attaccata al giocatore di essere una sorta di palla al piede, ok? Lei parla proprio di palla al piede e ha un minimo di riscatto Shana. Io Shana non penso che sia il peggiore. Serena è molto sopravvalutata a causa dell'anime, sono d'accordo. No, scusatemi, però in D Vera... No, Vera è veramente brutto come rivale, perdonatemi. Nei remake la rendono la copia di Shana. Forse Barry è da C? Sì. Ma guarda, un altro da C è Lino. Lino c'ha un gran vantaggio. Quindi è una C alta, se non altro. Lino ha un gran vantaggio, cioè l'incipit della sua storia e la fine, la battaglia in Pokémon Rubino e Mega Zaffiro Alpha. Lino è un rivale a cui sono molto affezionato perché secondo me ha un bel incipit, è un ragazzo malaticcio che con il viaggio recupera colore e si ripiglia. Sono indeciso sulla B. Ad esempio un personaggio per me da B è Mary. Mary è un bel rivale, è una parte di gioco interamente dedicata, ha un legame con un personaggio, ha una storia, ha un carattere particolare, ha un'evoluzione, ha una fine, ha un ruolo poi dopo post game. Bid è un altro bel personaggio, anche lui ottime premesse, è protagonista di uno secondo me dei momenti più forti di Pokémon Spada e Scudo a livello di narrazione, a livello anche cinematico, dove distrugge il murales di Lathermore e dove viene fatto fuori da Rose, poi dopo tutta la sua evoluzione in Poppy, secondo me, è sì un'evoluzione del personaggio, diciamo che l'ho trovata in parte forzata per quello che era il suo carattere. Non c'è, secondo me, una transizione narrativa efficace tra il beat precedente e il beat di Poppy. Savory e Sofora potrebbero andare in cima. Non trovo che siano brutti rivali, trovo che siano un po' limitati a livello narrativo, però secondo me hanno da dire qualcosa. Ok, qui arrivano le posizioni particolari. Allora, Blue è un altro che secondo me è da B. È un rivale che tempo fa avrei probabilmente messo ancora più sotto, però è un rivale che va contro. Contestualizzato, obiettivamente. Va contestualizzato perché è il primo. Setta un canone. Un personaggio con carattere. E setta uno standard. Quindi quando una cosa crea uno standard, è sempre difficile valutarla. Per questo secondo me Blue è comunque un rivale che si colloca nel mezzo. Ecco, adesso arriva la roba importante. Allora, io N ovviamente lo metterò in cima a tutti, ma non lo faccio nemmeno. Iridio fugge da sua madre portando con sé un Pokémon vittima di esperimenti. La difficoltà che ho a valutare Iridio è che ho giocato pochissimo la settima. Però è un personaggio che ha molto da dire. Quindi io Iridio lo inizio a mettere qua e valuto se metterlo in A. Tony è un gran rivale. Tony non ha una storia concettuale, non ha una storia psicologica, come ce l'hanno invece questi cinque signori qua, che secondo me sono i migliori rivali di Pokémon. Tony ha una storia molto pratica. Tony è arrabbiato col mondo. È un rivale funzionalissimo, efficacissimo nella sua narrazione. Posta Tony in B alta. E questa è la mia tier list in realtà.
Ragazzi, N non è classificabile al pari degli altri rivali. Questa cosa dovremmo fare. N, secondo me, è davvero tante spanne sopra loro tutti. Per me, N è di un'altra categoria. Riformula il concetto di rivale Pokémon portandolo all'estremo, cioè portandolo al suo apice, ed è un apice che nemmeno si... Poi, questa ovviamente che vi sto dicendo è un'esagerazione, ragazzi. E poi è un picco a livello di rivalità che non si è mai raggiunto. Da valutare se vogliamo fare una categoria intermedia tra la A e la B, sì, la vogliamo fare. Allora, io farei questa cosa qua. Hop, secondo me, è sopra Komora. Non sono sicuro se sopra Bell. Silver è un rivale pazzesco. Art Gold fa un grande lavoro narrativo su Silver. È un grande, grande rivale, il secondo rivale migliore di Pokémon. Anche la sua storia con Giovanni, l'evento. Ladro di Pokémon che finisce per essere perdonato, che arriva post-Lega a comprendere il valore, che vive di complessi con il Team Rocket, che poi ti vengono spiegati con un evento che lo rivelano essere il figlio di Giovanni. È una cosa scontata. Ai tempi, beccarti un plot twist del genere non era scontato. Odiando ladri di Pokémon, ruba Pokémon. Quindi ha delle sfumature importantissime, Silver. È contro il Team Rocket. Odia i membri del Team Rocket, ma è esattamente un membro del Team Rocket. La frase cult di Silver è: questi in gruppo sono forti, ma presi uno per uno non valgono un accidente. Quello che Silver vuole fare è letteralmente diventare suo padre, pur odiandolo. E non se ne accorge. Si emancipa dalla figura del padre, veramente, e diventa diverso dal padre quando ne supera il comportamento. Un rivale con una psiche importantissima. Così come Bell, ma anche Komora a questo punto. Bell è un rivale, è un'allenatrice che a un certo punto dell'avventura, a differenza di sta cretina di Vera, si rende conto di non essere all'altezza. E pur rendendosi conto di non essere all'altezza, continua ad affrontarci. Ci prova, trovando a un certo punto un modo diverso di intendere Pokémon. Hop non è diverso da Bell, non troppo almeno, ma la realizzazione di Hop si trascina in una maniera così drammatica sotto tanti punti di vista che secondo me Hop si classifica addirittura sopra i rivali di quinta generazione. Sono indeciso tra queste due posizioni, però credo che Hop, la scelta psicologica di far cambiare l'intero team ad Hop, che non porta più il suo starter, il suo Vulu, che però poi recupera e alla fine della trama c'ha ancora i complessi nonostante tutto, e arriva a capire di voler cercare un'altra strada curando un Pokémon che sta male, stando vicino a un leggendario e acquisendone la fiducia. Hop secondo me è sopra Bell e Komora. Hop secondo me è il terzo rivale migliore che Pokémon abbia mai partorito. Komora è un po' sotto a Bell perché ha un cambiamento secondo me un po' meno incisivo. Komora è tutto un pippone su che cosa significa essere forte, che cosa significa essere forte. Alla fine di Nero e Bianco non ci arriva, non è che arriva davvero a capire che cosa vuol dire essere forte, è tutto un suo trip mentale. Secondo me ci arriva in maniera non netta come Bell. Bell arriva a dirti: io non sono forte, l'ho capito, però voglio affrontarti lo stesso perché sono un'allenatrice. E ripeto, dalla B in su sono tutti rivali molto buoni, secondo me. Ovviamente parliamo di standard di Pokémon, eh. Sì, guarda, forse a sto punto Lino in B ce lo metto. Oddio, vogliamo dare una A a Mary? Ha del resto un'intera parte di gioco dedicata, ed è anche una bella parte. Le do una A bassa. Per come ho vissuto io Spada e Scudo, per me è stato molto sorprendente capire le ragioni di Mary e del Team Yell. Il Team Yell non tifa Mary perché sono dei pagliacci, ma la tifa perché dalla sua vittoria possono dipendere le sorti, quindi non è mera ultras. Trattata in maniera matura, però è una storia, secondo me, che nonostante la sua poca maturità a livello narrativo, ha una sottotrama molto attuale. Ha una bella... Spikeville ha una sottotrama molto attuale. Il sobborgo che viene totalmente annichilito da una realtà industriale. Questa è storia nostra. Quindi Mary ne fa parte. Quindi sì, una A bassa gliela do. Per me Shanna è da C. Diciamo che la mettiamo qua. Per me Shanna è superiore a Serena. Per me Serena è un rivale di una banalità disarmante. Tierno ha un minimo di originalità. Serena non ce l'ha. Zero. È la nostra vicina di casa che vuole competere con noi. Fine. Senza arroganza, senza impertinenza. È tua amica, non ha un'evoluzione. Prova ad affrontarti. Che cazzo è Serena? Questa è la mia tier list. Fabio, editamela bene.